Spara una cannonata. Maestro e vince a un cuore vero. Siamo noi la voce della curva arancio-nero. Forza maestro e lo farai perché gli spazi sono gremiti, crediamo solo in te. Maestro e vince a un cuore vero. Siamo noi la voce della curva arancio-nero. Forza maestro e lo farai perché gli spazi sono gremiti, crediamo solo in te. Mauro Zironelli, nonostante un 3-1 che parla da solo, oggi la squadra ha faticato un pochino. Sì, è vero, siamo stati proprio brillanti, non se le uscite. Non capivamo bene i movimenti da fare, però nel momento in cui abbiamo messo giù la palla poi abbiamo avuto un po' di sbavature, comunque imprecisioni tecniche soprattutto, un po' di disattenzione, però era una partita difficile, poi abbiamo saputo chiuderla e siamo stati bravi in quello almeno. Quindi non c'è un fattore mentale, una sorta di appagamento che fa un po' calare la tensione? No, lo sanno benissimo che la posta in palio è alta e qualche errore ci sta, normale, questi ragazzi sono andati a 1000 all'ora e l'hanno anche dimostrato anche oggi, nonostante qualche sbavatura. Dobbiamo essere un po' più attenti, però se pensavate che eravamo di fronte a una squadra morta, insomma, non è stato così, e complimenti comunque al Careni che ha combattuto fino all'ultimo. E poi siamo venuti fuori anche noi alla fine, diciamo che insomma dopo è stato meritato. Tra le note positive il primo gol di Boron, poi anche l'inserimento di Tasca che ha fatto qualcosa di carino. Sì, dai, un giovane interessante di Mestre, del Mestre, quindi è importante queste risorse che vengono fuori dalla Juniors che è prima, quindi anche loro stanno facendo un gran campionato e siamo contenti per tutti, insomma. E per Boron, per tutti, anche Cabine, Dario che hanno fatto una buona partita. Siamo stati poco precisi sui servizi, soprattutto a loro, però ci sta, la Careni Pievigina si è difesa bene, è anche ripartita qualche volta e ci ha messo in difficoltà. Ecco, adesso la testa è già per Este, in attesa di tornare probabilmente al Baracca, ma ancora non c'è la certezza. Quanto pesa anche questa incertezza per voi? Sì, beh, diciamo che ho una squadra forte mentalmente, perché non ce l'hanno mai fatto pesare questa cosa i ragazzi, anzi, si sono messi a disposizione resettando il tutto. È chiaro che il nostro obiettivo è molto più importante dell'amministrazione, del comune, del Brugnaro. Noi più di tanto non ci interessa, è chiaro che dà fastidio. Non sono cose che devono competere a noi, però io credo che se fossi un cittadino di Mestre, insomma, non è che sono tanto contento di questa situazione, perché mi piacerebbe andare a vedere la mia squadra nel mio stadio, però ti ripeto, c'è chi di competenza che deve cercare di capire queste cose qua, e se non le capisco non è che posso farci più di tanto. Io sono impegnato nelle mie cose e la politica non mi interessa. Allora, Marco Ordi, innanzitutto, a margine di questa partita con Zironelli, che per lei è stato un suo uomo. Ah beh, sì, è stato giocatore quando eravamo a Modena, sì, in Serie B, in Serie A, quando eravamo lì con De Biasi, sì. Per questo a Marco Or, ma soprattutto per me, per giocare contro il Mestre. Infatti io speravo di essere al Baracca oggi. Io ho fatto 4 anni al Mestre, quindi per me era una cosa particolare oggi. Ho fatto gli ultimi 2 da giocatore, poi i primi 2 da allenatore, quindi era una bella cosa se avessimo giocato al Baracca. Peccato, vabbè, dai. Oggi era difficile, lo sapevamo, perché giochiamo contro una squadra che ha vinto 20 partite su 23, mi sembra, e quindi sapevamo che era difficile. Quello che mi fa un po' arrabbiare, premesso che non rimprovero niente ai ragazzi, perché comunque hanno fatto una buona prestazione, mi fa arrabbiare che abbiamo preso 2 gol, i primi 2 su errori nostri, con palla in nostro possesso, e degli errori di disimpegno ci sono costati 2 gol. Basta. Per Boron, ciliegina sulla torta in questa partita, primo gol, lo aspettavi, vero? Sì, no, sono contentissimo. E niente, dai, è solo l'inizio e speriamo di continuare così. Non è stata una partita facile, nonostante il 3-1? No, loro secondo me l'avevano studiata bene, hanno messo bene in campo, anche facciamo bene le uscite, quindi
Non è stata una partita facile, ma poi quando trovi sempre il testa coda, bisogna sempre stare sul pezzo perché ci sono sempre delle sorprese. E siamo stati bravi a chiuderla poi alla fine, è andata bene insomma. Qualcuno pensava che aveste la testa già in qualche modo appagata, non è così? No, 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 assolutamente. Ce lo ripetiamo sempre dal martedì fino alla domenica. Ci sono altre 12-11 partite e sono... Cioè, una alla volta, non bisogna mai pensare di aver fatto qualcosa in più, è come se ci dovessimo salvare noi, insomma. Allora, partita comunque difficile, timbrato il cartellino anche oggi? Sì. Sì, anche a me, sì, io ho timbrato tutti. No, beh, partita difficile sì, perché penso che loro ogni partita che passa sia sempre più difficile, insomma, sono la ultimi. E sapevamo che erano migliorati rispetto all'andata, perché qualche acquisto l'abbiamo fatto dietro, in mezzo, anche davanti, però insomma abbiamo avuto un'altra conferma oggi, penso che non sottovalutiamo nessuna gara, quindi penso che la maturità della squadra ormai si è confermata anche oggi. Diciamo che non è stata la nostra miglior partita, però arrivati a questo punto del campionato ormai bisogna portare a casa i 3 punti anche se non si fa la miglior prestazione, ed è andata bene. Dai. L'importante era sbloccare presto il risultato, perché contro queste squadre qua dopo magari si mettono là dietro e fai fatica, invece è andata bene, dai. Portiamo a casa questi 3 punti e guardiamo a domenica. L'ho chiesto anche al vostro mister, quanto pesa il fatto di non essere ancora sicuri di tornare al Baracca al 26? Tu sai che in teoria Lanza ha detto che è ufficiale, che torniamo al Baracca, però no, insomma penso che 26 ormai dovremmo esserci, dai, insomma. Poi sarebbero 4 partite in casa in teoria, no? No, almeno per la festa, dai, se dovesse essere. Speriamo, dai, no, speriamo ce lo diano, in teoria dovrebbe essere tutto a posto. In teoria sì. Ci siamo, insomma. Ma sì, ma se ci danno il Baracca ok, ma se no ormai siamo venuti fino a Chioggia, beh, oggi a giocare, per cui non è un problema, dai, andiamo avanti così. Lanza? Ma io aggiungo più che altro, proprio perché vi vedo con il cappellino in testa che vi hanno regalato dai tifosi, aggiungo quanto naturalmente è importante la spinta di questi splendidi ragazzi per voi. Sicuramente è uno spettacolo giocare davanti a questi splendidi tifosi. Peccato perché anche loro devono sobbarcarsi ogni volta chilometri, però l'importante è che ci stiano vicini e noi da dentro il campo sentiamo la loro vicinanza, ecco. Pensa al Baracca? Ah, il Baracca si picca su per grattacieli, no? Deve maestro. No, però dai. No, dai. Ben. Spettacolo, veramente. Spara una cannonata. Maestre vince a un cuore vero. Siamo noi la voce della curva ragionero. Forza maestre, lo farai perché gli spazi sono le viti, crediamo solo in te. Maestre vince a un cuore nero. Siamo noi la voce della curva ragionero. Forza maestre, lo farai perché gli spazi sono le viti, crediamo solo in te.